Quella croce che vedete alle mie spalle, che cosa ispira, cosa suggerisce, cosa fa pensare? Per qualcuno fa pensare il dolore, la sofferenza, per altri l'amore, ma anche la speranza, ma anche la gioia della croce, che è gioia di sapersi far dono. Bene, la speranza vera nasce e si alimenta sempre dalla croce. Se abbiamo detto che occorre lottare dentro se stessi e non farsi vincere dalla notte che abbiamo dentro, bene, la croce è il simbolo che questa lotta è possibile vincerla. Con l'amore, con la donazione di se stessi e con la fede. Da un simbolo e un segno di morte come la croce, noi cogliamo la speranza. Voglio raccontarvi delle sensazioni che ho vissuto tempo fa durante una missione in Sicilia. Molti di voi sapranno che durante le missioni non ci sono solo le catechesi, le prediche in chiesa, le messe, eccetera, eccetera, ma ci sono i cosiddetti centri di ascolto nelle famiglie o anche le visite agli ammalati e agli anziani nelle case oppure nelle case di riposo. Bene, vorrei dirvi che durante quella visita, man mano che visitavo gli ammalati e gli anziani durante l'intera settimana, mi rendevo conto che la speranza, la serenità interiore era maggiore laddove la persona ammalata era gravemente ammalata. Cioè, più la malattia era grave, più la malattia era lunga e più io personalmente ho respirato speranza, serenità interiore, fede, coraggio, forza. Questa esperienza ci fa capire come la speranza, quando nasce da un terreno dove c'è dolore ed è vissuto con fede, con forza, con coraggio e quindi con speranza, questa speranza è sempre più forte, è sempre più vera, è sempre più autentica. E alla fine, se io volessi trarre dei risultati, tracciare una conclusione di quella ma anche di altre esperienze missionarie che ho avuto e che ho, posso dire che non sono io a aver dato a queste persone ammalate, ma sono loro che hanno dato a me, che hanno dato nella loro semplicità, ma anche che mi hanno dato nella loro fede. Ho ricevuto tanta speranza da chi vive la fede, la speranza, la carità ed è tutto sommato felice. Ci vediamo domani, Padre Pio TV, dritto al cuore. Ciao a tutti!